Giomi è grande protagonista del mondo dell'atletica in quanto presidente della FIDAL nazionale. Un bilancio di questo 2014 che è trascorso, di quello che avete raggiunto come obiettivi, e per il 2015 quali sono i nuovi traguardi che vi ponete di raggiungere, soprattutto col mondo del giovanile? Ma dunque il 2014 per noi è stato, beh, tutti gli anni sono importanti, siamo abituati a dire così, però per noi era veramente il discrimine. Nel senso, dopo due anni di attività, entro il 2014 noi dovevamo definire su quali atleti e come puntare per il futuro. Per cui i campionati europei di Zurigo, l'abbiamo annunciato per tempo, però rappresentavano proprio un discrimine rispetto a come proseguire. Ecco, in questo senso io sono contento perché hanno dato risposte chiare, una fotografia precisa che ci dice c'è tantissimo da lavorare, ma la strada intrapresa ci sembra quella giusta, perché dopo tanti anni abbiamo visto di nuovo un bel gruppo di giovani. Dicevo prima, a Zurigo in fondo la Del Buono come Marani, Fofanà come Desalu, al di là delle medaglie, al di là dei grandi risultati, sono giovani che ci hanno fatto intravedere che c'è una nuova spinta. Era quello che in fondo ci sembrava mancasse. Cosa ci aspettiamo nel 2015? Intanto diciamo che cominciamo benissimo, perché di pochi minuti fa la notizia che Crippa ha vinto il cross internazionale con la maglia dell'Europa, e che l'Europa ha vinto nella classifica squadra junior grazie ai quattro italiani presenti, battendo i rappresentanti di Stati Uniti e Gran Bretagna. Questo è un segnale forte, un segnale di un'atletica che secondo me ha tutti i presupposti per far bene. Il nostro obiettivo è il Rio, bene essere chiari. Per quanto ci riguarda, quindi, è un passaggio importante Pechino, ma solo un passaggio. Noi a Rio non abbiamo più scuse, nel senso, noi a Rio dobbiamo far vedere quello dell'atletica italiana, ma non nel senso di medaglie, nel senso di capacità di una squadra che è all'altezza, adeguata, che si batte, di giovani che crescono. Probabilmente saranno ancora troppo giovani per le medaglie, però dobbiamo far vedere che c'è un'altra Italia, e quindi dobbiamo far vedere che gli 8-10 finalisti che ci aspettiamo, più di metà di questi sono giovanissimi, perché altrimenti noi dopo Londra avevamo un buon gruppo di finalisti, ma parte greco over 30, noi dobbiamo avere anche gli altri per sperare di poter crescere. Presidente, tornando nei problemi un po' di casa nostra, il rapporto tra il mondo dell'atletica leggera e le scuole per i prossimi anni, come la vede? Ma noi su questi abbiamo fatto un progetto assolutamente rivoluzionario. Noi abbiamo questo nuovo progetto, il prodotto si chiama Run Card, che è un prodotto rivolto al mondo amatoriale che corre, al cui interno c'è il progetto di finanziamento dello sport scolastico. La Run Card costerà 30 euro, questi 30 euro 2 andranno ai Action Aid, 2 andranno a Libera, e 10 andranno al mondo della scuola. Per fare un esempio, se in Lombardia si fanno 10.000 Run Card, 10.000 per 10 sono 100.000 euro, 100.000 euro vanno in Lombardia per le scuole che parteciperanno a campionati studenteschi. Quindi credo che anche su questo sia un progetto assolutamente rivoluzionario. Noi stiamo facendo veramente tutto quello che c'è possibile, non è un modo di dire. Ovviamente vale per tutte le regioni. Certo, vale per tutte le regioni. Dovunque ci sarà, ci sarà. Quindi se riusciremo in giro un anno e due a avere 100.000 tessere, ci sarà 1.000.000 a disposizione dei campioni studenti. Questo non è male. No, è un fatto concreto poi. Cioè, voglio dire, perché spesso si parla, questo è un fatto concreto. Uscirà volte per volte sul sito Run Card aggiornato di 15 giorni, i soldi e alle scuole a cui andranno. Quindi sarà tutto trasparente. Noi Sports Mall saremo lì a seguire questi nuovi eventi col mondo della scuola e della FIDAL. Bene. Ringraziamo il presidente Giomi. Grazie a voi. Un saluto a tutti da Sports Mall, è tutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.